ciao a tutti gli iscritti al canale, ciao di Stefano Maggi e ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio. Siamo partiti. Allora, innanzitutto questo potrebbe essere uno degli ultimi filmati che faccio, perché la macchinetta è cascata prima mentre provo a far filmare e si è mezza spaccata. Allora, speriamo che si veda bene. Non credo, vabbè. Comunque, dobbiamo partire con l'orto estivo. Così presto, a gennaio, sì, perché noi vogliamo partire da seme. Così non dobbiamo comprare piantine al vivaio, ma i semi ce li facciamo da soli. Prima li rimediamo, li compriamo, poi tutti gli anni ce li facciamo da soli, i nostri semi biologici. I semi vanno conservati al buio, a una temperatura di 15-18 gradi e a un'umidità più bassa possibile, quindi andrebbero messi nel vetro, magari con i sacchetti di gel di silice per assorbire l'umidità, e in questo modo i semi si conservano anni e anni. Io li tengo anche in frigorifero, così possono durare magari anche 10 anni, però arriva a un certo punto il momento di piantarli, che potrebbe essere adesso, metà gennaio, va bene per alcune piante come i cetrioli, come le melanzane, le zucchine, già possiamo cominciare a metterle in serra, specie se dopo ci avessimo una serra. Io spero di costruirla, se no questa stanza comunque va bene per l'inizio, c'ha delle finestre. Quindi cosa facciamo? Prendiamo i nostri semi e li mettiamo in acqua per 24 ore, 48 ore. Tutti quanti i semi, se vengono messi in acqua, specie i semi grossi, è meglio, perché questo ci velocizza la germinazione. Dopodiché li andremo a mettere nel terriccio. Il terriccio, come ho fatto vedere, ho preso il compost e al compost ci ho mischiato la perlite. La perlite è questo sacco grande qua, non so se lo vedete. La perlite è un minerale bianco fino, di granella molto fine, molto leggero, che è poroso, c'ha tutta una serie di pori, di micropori che trattengono l'aria, trattengono l'acqua, permettono al terreno di non compattarsi e quindi alle radici di non soffocare, è importantissimo per i primi giorni. E quindi la mischiamo in anche un 30% del 30% perlite, 70% terriccio. A questo mix, cioè, poi ci sarebbe anche l'argilla sparsa, anche questa io uso, c'ha la stessa funzione della perlite più o meno, solo che è più grossolana. Quindi generalmente si usa per il fondo dei vasi, per il drenaggio, oppure per la cima dei vasi tipo pacciamatura, però in mezzo, se possibile, è meglio la perlite, essendo più fina appunto. Allora niente, poi dopo, in mezzo a questo terriccio, diciamo 30% perlite, 70% compost, ci mettiamo anche le micorizze. Le micorizze sono dei batteri, dei funghi benefici che vanno a lavorare sulle radici delle piante, le rendono molto più forti le piante, le fanno crescere meglio, sono preferibili a qualsiasi tipo di concime, e quindi ci andiamo a mettere un po' di micorizze. Le micorizze le possiamo comprare, ma si possono anche fare in casa, come mi insegnava Giuseppe da Catanzaro. Dobbiamo prendere un vaso, metterci sempre un buon substrato, magari ecco della perlite, della pomice, e piantarci un pino, un salice e una quercia, mi sembra, poi casomai se non so questi ricontrollo. E niente, in quel terreno si cominceranno a creare micorizze, perciò noi andremo a prendere volta in volta il terreno o l'acqua del scarico di questo vaso, e ecco come possiamo produrci da sole le nostre micorizze. Io ho preso i vasetti che conservo del vivaio, ci ho messo questo terriccio, ci ho piantato il seme va piantato al doppio della lunghezza del suo lato più lungo, quindi un seme che è lungo un centimetro andrà piantato massimo a 2 centimetri. E una volta che abbiamo seminato, annaffiamo per bene tutti i vasetti, proprio il terreno deve diventare zuppo. Dopodiché l'ho messo in queste bacinelle. In queste bacinelle perché? Perché ho coperto col cellophane e in questo modo l'umidità rimarrà altissima, perché adesso i semi appena nati per crescere non hanno bisogno di luce, ma hanno bisogno di una temperatura tra i 20 e i 25 gradi che il condizionatore ci assicura, e di un'umidità altissima, anche il 90-100%, e questa la possiamo creare sì con un umidificatore, ma certo una stanza così grande sarebbe un casino umidificarla tutta con un umidificatore. C'è il trucco del cellophane, quindi mettiamo il cellophane, io l'ho fissato con delle mollette perché questo sennò rischiava di afflosciarsi, facciamo dei buchi, qualche buco con lo stuzzicadente per permettere un minimo trapasso di aria, e questo manterrà l'umidità altissima.
Quindi se tutto va bene, entro 2-3 giorni vedremo spuntare. Lì ho messo 70 cirioli, 30 melanzane di un tipo, 30 melanzane di un altro tipo, di lanzerra ho 12 zucchine, poi oggi ne voglio mettere altre 12. Vedremo come spunteranno e poi mano a mano come farle crescere. Niente, questa piccola lezione mi sembra, ho detto tutto, quindi è finita. Prima di salutarvi vorrei ricordarvi di contribuire chi può per l'orto Dio, così almeno mi ricompro sta macchinetta fotografica. Però non mi piace chiedere l'elemosina, quindi è vero che c'è il tasto donazioni, però fate così: andate su SoundCloud, scrivete Stefano Maggi, ascoltate le mie canzoni, se vi piacciono ve le scaricate in maniera gratuita e poi fate una donazione per le mie canzoni. Oppure mi contattate, mi venite a trovare qui all'Orto Dio, vi preparo un pranzo, una cena vegani, vi porto a cercare i funghi, vi faccio vedere come si fa l'orto sinergico, lascio un porcellino con scritto offerta libera, voi lasciate un'offerta. Oppure, non so se avete visto, ho cominciato a vendere gli stessi cibi che mangio io, che adesso in inverno sono pochi, però sia l'olio d'oliva sia gli altri pochi cibi che riesco a rimediare. Ho fatto un piccolo listino, ho messo una nota sulla pagina Facebook dell'Orto Dio. E tra l'altro, per chi abita a Roma, se mi ordina almeno 10 euro di roba, faccio anche la consegna con la macchinuccia elettrica compresa nel prezzo, la consegna a domicilio. Quindi grazie a chi contribuirà. Il filmato è finito, vi saluto, buona giornata.